Pace a voi, cari fratelli e care sorelle. Oggi siamo qui riuniti per continuare il nostro cammino in questo tempo di Pasqua e meditiamo su questa pagina del Vangelo di Luca che ci introduce all'interno del Cenacolo degli Apostoli, all'indomani della resurrezione di Gesù, per farci vivere il loro primo incontro con Cristo risorto. Quel giorno che avrebbe segnato per sempre la vita di ciascuno di loro, quel giorno eterno che ci proietta e proiettava già quella Chiesa nascente, la Chiesa cristiana, a quegli ultimi tempi in cui il Cristo risorto sarebbe ritornato nuovamente ai suoi per portare a compimento quel regno di pace promesso in quell'ultima e definitiva effusione dello Spirito Santo che avrebbe introdotto l'umanità intera a vivere i cieli nuovi e la terra nuova. Gesù dice: Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, cioè un altro consolatore, quello Spirito che procede sì dal Padre, ma anche dal Figlio, già Gesù in persona, come è scritto, Gesù in persona si manifestò a loro. Ecco la promessa di una nuova e definitiva Pentecoste alla fine dei tempi, per aiutare tutti gli uomini animati dalla buona volontà a riconoscere la sua opera e la sua persona, quell'opera e quella persona che si sarebbero manifestate in un modo particolare, in un modo diverso da come ci si sarebbe aspettato. Ecco perché da una parte il Signore ci ha fatto vedere nel Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa quella maniera così misteriosa con cui si manifestò a quei due discepoli di Emmaus, al punto tale che loro non riuscirono a riconoscere se non nel momento in cui lui spezzò il pane, e oggi ci fa meditare su questa particolarità, di questa maniera così concreta, reale, in cui Gesù si manifesta ai suoi apostoli, al punto da mangiare anche qualcosa davanti ai loro occhi. Ecco che questo brano presenta una profonda impronta escatologica che emerge anche e soprattutto dalla cornice temporale nella quale vengono inseriti tutti gli eventi ivi descritti. Avvengono tutti nel giorno della resurrezione di Cristo, in quel terzo giorno di cui Gesù tante volte aveva parlato. Pietro dirà nella sua seconda lettera che un giorno davanti al Signore è come 1.000 anni, e 1.000 anni come un giorno solo. Ecco allora che quel terzo giorno ci proietta in un attimo ai nostri tempi, alba del terzo millennio. Ecco questi tempi in cui il Figlio dell'uomo è ritornato di nuovo, così come aveva promesso, su una bianca nuvoletta, e così come lui stesso aveva detto, non ha trovato la fede sulla terra. Non l'ha trovata perché una casa che era stata chiamata a custodire gli insegnamenti di Cristo ha deciso di porre Cristo sullo stesso piano di altre filosofie religiose che non sono in comunione con il cuore del Padre e che non possono condurre alla salvezza. In quella casa è stato addirittura detto che Gesù si è fatto peccato e che il luogo privilegiato per incontrarlo è il peccato, bestemmie. Si è arrivato a dire che sulla croce Cristo si è fatto serpente e che la via crucis è la storia del fallimento di Dio. Dio mai ha fallito e mai si arrenderà. Ecco perché ci ha mandato in questa terra d'amore una parte del suo cuore, Gesù bambino, che qui è sceso, così come aveva promesso, per effondere quello spirito di verità e per guidare il suo popolo alla conoscenza della verità tutta intera, facendogli vivere già ora quella comunione piena, totale, viva, continua e palpitante con Cristo, via, verità e vita. Maria Giuseppina Norcia, questa donna, il 13 giugno del 1947 non ha visto un fantasma, ha visto un bambino in carne ed ossa. Così come si legge nel libretto, Giuseppina, rapita dalla visione,
avrebbe voluto toccargli i piedini, avrebbe voluto baciargli gli occhi, avrebbe voluto abbracciarlo. Poi quella visione svanì, ma quel bimbo avrebbe dimorato per sempre nel cuore di questa fanciulla, che lo avrebbe nutrito con tutto il suo amore, con tutto l'amore di cui è stata capace, un amore così grande, così sublime, che Gesù stesso in un messaggio le rivelò essere persona, spirito, Spirito Santo. Ecco che nel cuore di questa fanciulla si è compiuto quello che Gesù aveva promesso, la promessa di quello spirito che nuovamente è stato donato a tutti quei figli che nel tempo hanno accolto e accolgono l'annuncio della Nuova Gerusalemme e del compimento di pace promesso da Dio. Ecco questa Chiesa in cui ora siamo chiamati a vivere Dio e ad adorarlo in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Ora più che mai il Padre cerca figli coraggiosi, forti, pieni di entusiasmo, desiderosi di vivere gli insegnamenti di Cristo. E nuovamente ci manifesta la sua viva presenza, nuovamente ci mostra le mani e i piedi e dice: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. La cristianità non è morta sulla croce, perché Cristo sulla croce ha vinto. Il suo spirito è vivo ora, più che mai, anche se qualcuno vorrebbe rinchiuderlo nel sepolcro. E mai come ora avanza e ci chiama ad essere testimoni ardenti di Cristo per contrastare un'apostasia dilagante che tutto vorrebbe travolgere e vorrebbe umanizzare il messaggio cristiano per diluirlo e farlo confluire in un unico pensiero dominante, in un'unica religione mondiale. Ecco l'immagine di Gesù che si rivolge ai suoi apostoli e chiede un pesce arrostito da mangiare. L'immagine che ci riporta ai primi cristiani, il pesce, la cui parola greca è già simbolo di quello che i cristiani vivevano, quei cristiani che dovevano riconoscersi in un'immagine codificata, un pesce, perché non erano liberi di poter professare la propria fede essendo perseguitati. Una chiesa, quella dei primi tempi, che era perseguitata, non era riconosciuta né dal potere civile, né dal potere religioso. Ecco allora Gesù che mangia quel pesce arrostito, che rappresenta proprio il corpo mistico di Cristo, quella Chiesa degli ultimi tempi. Ecco quel pesce arrostito, cotto, maturo, arrivato alla pienezza dei tempi, che sarebbe tornata però alle origini del messaggio evangelico e che sarebbe stata perseguitata proprio per questo, perché desidera rimanere fedele a quegli insegnamenti. Ecco questa Chiesa, formata da tutti quegli uomini, da tutte quelle donne desiderosi di vivere quegli insegnamenti, uomini che sono ancora disposti a lasciarsi infiammare dall'amore di Cristo, a lasciarsi cuocere dalla fiamma dello Spirito Santo che in questa terra arde per incendiare i cuori, incendiare il mondo, un mondo che desidera vedere fiaccole ardenti, che possano testimoniare la presenza viva di Cristo. Ecco perché in questa Chiesa non è più necessario il segno visibile del pane e del vino per poter vivere la comunione con il corpo e il sangue di Cristo. Anche noi, come discepoli di Emmaus, siamo stati inizialmente chiamati a vivere quella comunione attraverso i segni eucaristici del pane e del vino. Per tanti di noi è stato necessario perché potessimo riconoscere nella manifestazione di questo mistero la presenza viva del Figlio di Dio. Poi Gesù è andato oltre e ci ha chiamato a vivere quella comunione nello Spirito. Ai Suoi Apostoli disse, e lo abbiamo appena letto, restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Anche noi siamo rimasti in città fino a quando non si è manifestato ciò che Maria Giuseppina Norcia ci aveva preannunciato, la grande apostasia
e le chiese chiuse per lutto. Quando abbiamo compreso che tutto quello che lei ci aveva preannunciato si era compiuto, abbiamo deciso di uscire da quella città per entrare definitivamente nella Nuova Gerusalemme, dove lo Spirito nel frattempo era sceso per stabilire qui la sua eterna dimora. Ecco allora che è stato necessario partire da quella realtà, da quella Chiesa, per poter approdare ora, oggi, in questa Chiesa, in questa terra, dove ora siamo chiamati a vivere il contatto con il cielo. Anche gli Apostoli, così come leggeremo subito dopo, dovettero partire da Gerusalemme poi per essere condotti a Betania, in un piccolo centro a pochi chilometri da Gerusalemme, centro della religione ufficiale del tempo, e a Betania avrebbero partecipato all'ascensione al cielo di Cristo, un evento che Luca nel suo Vangelo colloca subito dopo, in quello stesso giorno, terzo giorno, mentre negli Atti degli Apostoli lo stesso Luca ci dice che avvenne 40 giorni dopo, come è stato nella realtà. E così facendo ci fornisce l'Evangelista volutamente una straordinaria chiave di lettura escatologica di tutto quello che viene descritto nel capitolo 24 del suo Vangelo, per farci comprendere come si sarebbe compiuta nel terzo giorno del Signore l'ascensione di quei cuori che sarebbero stati chiamati a vivere la Nuova Gerusalemme, questa dimora metafisica dove si sarebbe vissuto il contatto con il cielo, una terra posta in un piccolo centro, a pochi chilometri da Roma, la città considerata centro della cristianità. Ecco questa periferia, questa terra, i margini, questa Galilea delle genti, come ha detto il nostro Pontefice qualche domenica fa, dove Gesù ci ha preceduto e nuovamente ci aspetta per poter nuovamente mostrarci la sua viva presenza, per farsi vedere, toccare e vivere da tutti coloro che desiderano vivere i suoi insegnamenti. Nella libertà, perché Gesù è sceso in questa terra per donare la libertà, così come era stato promesso. La verità vi farà liberi. Ecco quello spirito di verità che viene a liberare il popolo di Dio dalla schiavitù spirituale, che tante guide cieche che non vedono e non vogliono far vedere vorrebbero con tutte le loro forze stabilire per legare i cuori e servirsi dei fratelli piuttosto che servire i fratelli. Ecco quella liberazione che parte dal cielo. Gesù bambino che scende dal cielo per venire in mezzo a noi, per dimorare in mezzo a noi. Oggi è un giorno particolare in cui la nostra nazione festeggia l'anniversario della liberazione da un'altra schiavitù, la schiavitù nazista, il regime nazista. Eventi tragici che hanno segnato cuori e corpi di tanti nostri fratelli e sorelle. Colgo l'occasione oggi, in questo giorno particolare, per rivolgere un appello a quelle istituzioni che oggi sono chiamate a celebrare questo evento particolare della nostra nazione. Per ricordare anche a loro, a queste autorità, che il Signore è venuto per liberare i cuori e bisogna dare a questa Chiesa quel diritto sacrosanto di poter professare liberamente il culto che intende professare, avendo assolto anche sul piano giuridico e amministrativo a tutto ciò che era necessario per poter assolvere alle richieste degli enti che in tutto il percorso che è stato fatto per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di quest'ente è stato fatto. È necessario per dare la possibilità a tanti cuori di poter professare liberamente la propria fede, nella libertà, così come il Signore desidera, affinché si possa realizzare ciò che il Signore desidera realizzare. Tanti desiderano accorrere in questa terra, perché tanti vogliono sentir parlare di Dio, vogliono sentire e vedere con i loro occhi la presenza viva di Dio che in questa terra si sperimenta. E tutti voi che lo desiderate, venite qui, non vi lasciate frenare da nulla e da nessuno, non fatevi frenare neanche dallo stupore che tutto ciò può suscitare nel vostro cuore.
pensando che è troppo grande quello che qui viene annunciato, o dal timore che inizialmente tutto questo potrebbe suscitare nel vostro cuore. Non lasciatevi frenare dalle apparenze e dalle falsità del mondo. Andate oltre, non vi fermate alla superficie, andate in profondità, approfondite il patrimonio spirituale che questa Chiesa distribuisce a tutti i suoi figli, soprattutto attraverso la grande cura con cui il nostro Pontefice spezza e distribuisce il pane della parola di Dio per aprirci all'intelligenza delle Scritture. Aprite le porte a Cristo e alla sua Chiesa. Non pensate ai sacrifici e alle mortificazioni che tutto questo potrebbe comportare. Il Signore vi donerà la sua pace e questo vi basterà. Questo vi ricompenserà di tutto. In un messaggio rivelato alla sua donna, Gesù dice: la pace ci sarà, ma non può essere un regalo. La pace è una conquista. E la via della pace è la conversione di tante anime tiepide ed ignoranti che si svegliano al suono della mia voce e diventano fiamma d'amore e di sacrificio a qualunque costo. Sappiate essere miei testimoni e nulla vi mancherà. Sappiate seguire l'esempio di questa fanciulla che tutto ha abbandonato per ritrovare tutto in Cristo. Accogliete il Dio bambino sceso nella nuova Gerusalemme, grande, infinita sarà la vostra gioia, nella comprensione di aver trovato il vostro tutto. Abbandonate tutto, dunque, tutto ciò che è mondo, tutto ciò che è peccato, tutto ciò che è vecchio, per scoprire la grande novità di Dio che in questa terra si manifesta. E questo è il posto preparato da Dio per incontrare tutti i suoi figli. E questo è il Monte Santo dove tutti siamo invitati a salire per poter contemplare con i nostri occhi, gli occhi dello Spirito, non una statuetta di gesso, ma Cristo, il risorto, colui che ha vinto la morte e ha donato la vita eterna. Non un fantasma, ma una presenza reale e concreta, per quanto misteriosa. Colui che viene è vicino, è qui, per donarci la sua pace, ora e sempre.